Con la fine del torneo del potere e la battaglia con Broly, Goku e Vegeta si allenano tra di loro per sconfiggere nuovi nemici. Benvenuti su Dragon Ball Stories, la serie che arriva ogni settimana sul mio canale. Goku si allena sul pianeta di Lord Beerus per diventare sempre più forte. Dopo toccherà anche a Vegeta, però ad un certo punto, mentre Goku si sta allenando, Beerus avverte una strana aura, un'aura potente che riconosce subito, ma che Goku non riconosce. Nel dubbio, Goku continua ad allenarsi, quando ad un certo punto si presenta un individuo dietro di loro, Laibro. A Beerus questo tizio è familiare. Laibro comincia ad attaccare Beerus, cosa che stupisce molto Goku, visto che Beerus è un dio della distruzione e quando ha combattuto contro Goku non è riuscito nemmeno a scalfirlo, mentre questo Laibro lo vuole uccidere. Ma arriva Vegeta, che trasformato in Super Saiyan God vuole affrontare l'avversario. Lo riuscirà quasi a colpire, ma solo per poche volte, visto che Laibro è molto potente. Inizierà così uno scontro che avrà la meglio un po' per tutte e due. Infatti l'avversario ha un ki divino, ha una potenza divina e Lord Beerus, mentre i due combattono, racconta a Goku che Laibro si addestrava con lui. Lui lo allenava e per farlo diventare il prossimo dio della distruzione del settimo universo. Quando poi, un giorno, Laibro, mentre si stava allenando con lui, finì da una parte, che per un certo punto si trova nella sua mente, ma poi ci finì lui stesso dentro, dove incontrò una presenza oscura. Avvicinandosi a questa presenza, lui venne condizionato e questa presenza gli diede un potere immenso, un potere divino che pian piano con i suoi allenamenti stava già raggiungendo. Infatti poteva creare sfere della distruzione. E così Laibro divenne forte quanto Lord Beerus, ma forse anche di più. Tornato sul pianeta, cominciò ad attaccare il suo maestro, scalfendolo e facendolo impaurire. Infatti, Beerus pensò che era la fine. Dopo lo scontro con Vegeta, Beerus comincia ad attaccarlo, capendo che i due guerrieri Saiyan non possono riuscire a vincere su di lui. Così Beerus si lancia una sfera della distruzione, ma sopravvive. Ritorna Vegeta, solo per pigliarsi un colpo in testa, ma ritorna Goku. Goku Blu, che vuole affrontare Laibro. Goku si troverà all'altezza dell'avversario, visto che il Super Saiyan Blu l'è riuscito a perfezionare dopo il torneo del potere e dopo l'arrivo di Turles nello scorso episodio. Inoltre, Laibro diminuisce la sua potenza se attacca con la sfera della distruzione, che lo fa diminuire di potere. Inizierà uno scontro che avrà la meglio inizialmente per Goku, quando poi Laibro gli lancia una sfera della distruzione simil onda energetica. Laibro comincerà a picchiare Goku e gli lancia una sfera della distruzione che lui schiverà. Laibro emana un ki divino che fa mettere paura a Goku, ma lui non vuole arrendersi, vuole continuare a combattere, ma Laibro è troppo superiore. Così Goku, dopo tanto tempo, riattiva l'ultra istinto. Però questa volta ha una potenza che non è come quella che ha avuto contro Jiren. Inoltre non è nemmeno l'ultra istinto completo, ha solo la potenza di un Super Saiyan Blu col Kaioken per 20, visto che l'ultra istinto lo deve perfezionare ancora. Quindi Laibro riuscirà comunque a colpirlo, ma Goku, anche con l'ultra istinto, avrà per quasi tutto lo scontro la meglio sull'avversario. Laibro comincerà a picchiarlo, a dargli semplicemente dei pugni per passare a delle vere e proprie sfere di energia, ma Goku comunque riuscirà a colpirlo, a fargli del male con la sua potenza dell'ultra istinto. Riuscirà pure a pararsi da un'onda energetica creata da Laibro, sempre con il ki divino. Goku tira un'onda energetica che però sarà deviata da Laibro. Infatti, con le sue sfere di energia, Laibro può permettere agli avversari di smettere la loro onda energetica e crearne una sua, lui.
Goku si para, però sente che sta perdendo il potere dell'ultra istinto. Infatti l'Aibro lo colpisce, ma Goku non si arrende, continua e lancia un'onda energetica che colpisce l'avversario. Goku allora torna in forma normale e l'Aibro continua a colpirlo per tantissime volte. Così succede una cosa inaspettata. Beerus sta arrivando e combatte contro l'Aibro. Infatti Beerus, prima che arrivasse e intervenisse nel combattimento tra Goku e l'Aibro, è diventato molto più forte tramite un ki divino diverso e ora riuscirà a scalfire il suo vecchio alleato e allievo. Beerus lancerà una sfera della distruzione, però sarà parata, ma l'Aibro non avrà speranze contro Beerus. Infatti perderà dopo uno scontro dove il dio della distruzione del settimo universo avrà la meglio. Così l'Aibro, una volta che ha perso, viene tramortito da Lord Beerus tramite un pugno molto potente. L'Aibro si risveglia, ma Goku si alza nel cielo, raccoglie tutta la sua energia, data anche da Whis, Beerus e Vegeta, e lancia una Genkidama che colpisce in pieno l'Aibro. Però ora l'Aibro si è separato dalla parte cattiva che quel misterioso essere gli aveva dato. E ora può tornare ad allenarsi felicemente con Beerus ed è diventato un alleato insieme a Broly, Vegeta e Goku. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate mi piace ed iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video e soprattutto ad una prossima puntata di Dragon Ball Stories. Ciao ciao!